Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Ciao. Come stai? Bene, tu? Bene, bene. Bene. Allora, com'è questo Ron? Com'è questo robottino un po' particolare, un po' strano come il Lillo? Ma è un personaggio stupendo, meraviglioso, perché in un mondo di robottini perfetti che diventano i migliori amici di ogni bambino, lui è l'unico malfunzionante, con l'algoritmo sbagliato. E questo crea qualche problema all'inizio, ma poi tira fuori invece quello che è l'umanità. Cioè l'umanità perché? Perché noi umani siamo imperfetti. È proprio l'imperfezione alla base dell'umanità. E questo esce molto fuori nel film, quindi diventa un personaggio meraviglioso, Ron. Eccoli insieme, ciao ragazzi, Eric e Dominique. Allora, com'è doppiare questi Bebop? È stato fantastico e super emozionante. Poi il film è davvero molto bello. Un'esperienza nuova e bellissima. Pensate di proseguire? Speriamo di sì, ci farebbe davvero molto piacere. Miguel Gobbo Diaz, ma che cos'hai in braccio? Ron, un amico fuori programma. Allora, com'è andato questo doppiaggio? Benissimo, sono stato veramente bene, e doppiare poi un film d'animazione per me era un sogno e ora si è realizzato e spero proprio di farne altri. Senti, come l'hai fatta la voce di Ron? L'ho fatta più o meno così, cioè leggermente robotica, ma comunque la poi si incaglia lui ogni tanto perché è malfunzionante. Ma quanto ti piace il doppiaggio, Lillo? Ma io non sono un doppiatore, ho un grande rispetto per il doppiaggio italiano che è il migliore nel mondo in assoluto, quindi figurati il mio approccio di uno che sta lì e cerca di prendere qualsiasi consiglio che mi dà chi più esperto di me, però è doppiare un cartone è veramente un'esperienza pazzesca, perché quando poi vedi la tua voce che rappresenta un personaggio disegnato di pura fantasia che prende vita e diventa emotivamente forte, questa è una magia incredibile. Il doppiaggio io l'ho iniziato quando stavo alla scuola di cinema e facevamo doppiaggio durante la pausa, andavamo io e il mio migliore amico, andavamo sempre a fare doppiaggio, e quindi è sempre stato un piccolo sogno, e poi finalmente attraverso eventi mi ci sono ritrovato e sono felicissimo. Quanto vi aiuta a fare tutti questi video in cui appunto usate la vostra voce in modo anche un po', diciamo, sopra le righe, no? Quindi vi ha aiutato per questa prima esperienza di doppiaggio, immagino? Sì, assolutamente sì, perché noi nei nostri video cerchiamo sempre di dare quel cambiamento, dare quell'intonazione nuova. È diverso dal doppiaggio, ma per alcuni versi invece è molto simile, quindi è stata una bella esperienza poter mettere in pratica anche qui. Sì, noi in realtà, non avendo mai fatto il doppiaggio, abbiamo fatto quello che facciamo nei video e speriamo che funzioni bene anche per il doppiaggio. Raccontaci un po' questo tuo personaggio. Allora, Mark è il giovane dell'azienda che comunque ha creato questi Bebop per un'esigenza personale, che è quella di creare amicizie, condivisione. Eccolo qui. Lui ti aiuta comunque a trovare delle persone, magari siamo timidi oppure abbiamo paura di condividere delle cose, e Ron ci aiuta, quindi lui è il creatore. Anche se è un po' difettoso, dai, però poi alla fine non sveliamo. Esatto, è un po' difettoso, non sveliamo nulla, però questo difetto diventerà la parte fondamentale della vera amicizia. Ti è piaciuto tantissimo e secondo me insegna delle cose sull'amicizia che non sempre sono scontate, è molto bello. Sì, non solo per i piccoli ma anche sì. I grandi. La diversità è importante. Sì, infatti il protagonista Barney, il ragazzino, è un bambino diverso, un bambino un po', anche un po' bullizzato, un bambino che ha dei problemi, che non ha un amico, che non ha amici, capito? Quindi insomma, quando si crea questa amicizia con il personaggio, con Ron, improvvisamente il film comincia a trattare i temi dell'amicizia in maniera molto, ma molto intelligente, molto vera. È uno dei film sull'amicizia, secondo me, tra quelli che ho visto, veramente più diretti, più chiari su quello che è realmente un rapporto d'amicizia. Come mai secondo voi avete così tanto successo tra i ragazzi? Non lo so. Non abbiamo una risposta precisa, però possiamo dire che noi ci divertiamo tantissimo, ci piace quello che facciamo e forse è questo. Magari è questo, noi non avevamo preventivato tutto questo, volevamo condividere alcuni momenti della nostra giornata e a quanto pare interessa molti la nostra giornata, per fortuna, e non finiremo mai di ringraziarli. Senti, adesso invece che io sono Lillo dirai io sono Ron. Io sono Ron, in questo momento io sono Ron, eccolo qua Ron, capito? Eccolo, questo qua, Ron è lui, capito? Aspetta che vi saluta Ron, ciao! Sono pessimo come ventriloquo, pessimo.
Un saluto a voci.fm ed ed insieme. Ciao. Ciao. Un saluto a voci.fm da Miguel Gobbo Diaz. Ciao. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.